biodiversità è il nostro principale patrimonio, ci garantisce l'unicità del nostro paese, garantisce la possibilità di continuare a vivere in un ambiente ricco e un ambiente che ha una storia, una tradizione, una civiltà. Al contempo per noi biodiversità vuol dire anche patrimonio da mettere a frutto, nel senso che il nostro sistema agroalimentare è un sistema che è apprezzato proprio per la biodiversità italiana e per la sua varietà. Pertanto il tema è da un lato come proteggere, come tutelare, come garantire questo patrimonio, ma dall'altro lato anche come far sì che questo possa essere riconoscibile per tutti i cittadini e quindi anche poi un patrimonio da valorizzare in termini economici per dare sostenibilità anche sociale a quelle comunità che tutelano appunto la biodiversità italiana. Certamente sì, per gli agricoltori oggi, già oggi vi sono degli aspetti molto interessanti sotto profilo economico e ancor più io credo sarà questo nel futuro, perché sempre di più la richiesta di qualità e la richiesta di produzioni uniche, irripetibili, che sono appunto connesse ad un territorio è molto forte questo può essere appunto corrisposto da un'agricoltura biologica attenta a dare garanzie e a offrire appunto prodotti che abbiano queste caratteristiche. La proposta di legge intanto ha già fatto un pezzo di strada per diventare legge, perché è stata approvata all'unanimità a dicembre alla Camera. L'obiettivo è quello di dar vita a un sistema, a un'anagrafe, a una rete e con questi soggetti sostanzialmente iniziare a sostenere progetti di sviluppo locale legati alla biodiversità. Quindi non è solo una legge di tutela e di conservazione, ma una legge che mira soprattutto alla valorizzazione. E da questo punto di vista ci sono alcuni articoli come quello delle comunità del cibo, degli itinerari della biodiversità che vanno in questa direzione. E poi una parte finale della legge è riservata alla ricerca, perché crediamo che sia anche giusto comunicare con correttezza che non è solo con gli OCM che si fa ricerca sul cibo, anzi la ricerca è fondamentale per recuperare e per fornire gli strumenti migliori per la selezione naturale del materiale genetico e delle sementi.